Accordo tra 118 e Guardia Costiera raggiunto nel corso di un incontro all'aeroporto di Pescara. Dietro le quinte dello spettacolo Tre donne in cerca di guai, tra poco nel nuovo appuntamento con La voce dello spettacolo. E buonasera, in apertura l'avete sentito dai titoli, è stato raggiunto un importante accordo tra 118 e Guardia Costiera, il tutto è avvenuto nel corso di un incontro che si è svolto presso l'aeroporto di Pescara. Sull'argomento Duilio Rabbottini ha intervistato l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, sentiamo. Assessore Paolucci, un accordo importante qui nella sede dell'aeroporto militare di Pescara che servirà per coprire una fascia critica dell'assistenza sanitaria. Ma intanto continuiamo e torniamo ad investire sulla rete di emergenza urgenza che in questo anno e mezzo di governo regionale ha conosciuto forti investimenti, abbiamo aumentato le postazioni dei 118, abbiamo appaltato la gara per acquisire i defibrillatori semiautomatici che verranno distribuiti a tutti i comuni, abbiamo inoltre incrementato la qualità della nostra assistenza sul percorso nascita con la rete STEN e la rete STAM, insomma stiamo investendo fortemente sulla rete di emergenza urgenza, questo ulteriore tassello si inserisce in un percorso in questa rete in modo da dare un'assistenza più di qualità, peraltro coprendo una parte abbastanza critica di una parte assistenziale della rete che a noi mancava, ovvero il trasporto in situazioni molto delicate nelle quali appunto le avversità meteorologiche non permettono con gli attuali mezzi della sanità di arrivare a coprire quella emergenza. Ecco perché si tratta di un ulteriore tassello molto molto significativo che peraltro mette in campo professionalità, perché abbiamo mezzi militari e abbiamo competenze, quelle appunto dei militari, che sono assolutamente adatte e qualificate a garantire questa parte dell'assistenza. Un impegno anche economicamente importante per la regione. In realtà si tratta di un accordo nel quale ognuno mette del proprio, ma di costi aggiuntivi ce ne sono pochi perché riguardano soprattutto le professionalità mediche che il sistema sanitario metterà a disposizione invece dei mezzi militari che al contrario metterà in campo l'accordo che noi sigliamo oggi con le autorità militari. Ecco perché si tratta di un'ulteriore assistenza, peraltro a costi abbastanza limitati, che dà più garanzie alla comunità degli abruzzesi, alla comunità dei nostri cittadini. Pagina di cultura e spettacoli, la serata conclusiva della 10ª edizione di Teramo Poesia si svolgerà martedì prossimo 26 aprile ad Atri, città d'arte tra le più belle d'Abruzzo. Dopo il successo delle prime tre serate dedicate alla poesia che si sono tenute a Teramo nel pomeriggio di tre straordinari lunedì, nel corso dei quali ha sempre partecipato un pubblico numeroso e appassionato, ci sarà un piccolo spostamento territoriale per festeggiare nell'armoniosa bellezza del suo teatro comunale con inizio alle ore 18 un anniversario importante. Nella continuità e nella ripresa si chiude un ciclo di 10 anni con il ritorno di Mariangela Gualtieri, poeta molto amata dal pubblico di Teramo Poesia, autrice e interprete del rito sonoro Le Giovani Parole. E continuiamo a parlare di teatro, questa volta lo facciamo con la nostra rubrica La voce dello spettacolo, che ci porta dietro le quinte della commedia Tre donne in cerca di guai. Metti una sera a teatro e poi tre bravissime attrici. Sì, è vero, il tempo è passato anche per loro, ma Iva Zanicchi, Barbara Boucher e Corinne Clery hanno saputo resistere ai capricci delle mode, hanno usato la TV per restare sulla cresta dell'onda e ora, come dire, si tolgono qualche soddisfazione a teatro formando il brillante trio al femminile, protagonista di Tre donne in cerca di guai. Sono le immagini del collega Fabio Iannotti che ci mostrano in anteprima le scenografie dello spettacolo. L'idea è stata di Corinne Clery, che ha visto lo spettacolo a Parigi e si è subito accaparrata i diritti in attesa di trovare le colleghe giuste per buttarsi in questa bella avventura. Allora, questo spettacolo nasce con una mia fissa per 9 anni, ho rincorso questo testo, l'ho comprato 9 anni fa a Parigi, poi non sono riuscita a montarlo perché dicevano che era troppo moderno, troppo, che in Italia non c'erano questi problemi, invece... Sai, quando uno si mette le fette di prosciutto sugli occhi non vedi niente, non vedi neanche quello che è la realtà quotidiana. Allora, 2 anni fa ci ho riprovato, 2 anni, sì, 2 anni e passa fa ormai, e ho ricomprato i diritti e insieme al regista che ho incontrato insieme, diciamo, perché anche a lui piaceva il testo,
Abbiamo cercato la produzione, abbiamo trovato, abbiamo messo gli attori, le cose e siamo partiti in questa avventura. Io sicura di avere questo successo perché in Francia è una famosissima pièce che si chiama Les Amazones. E sono addirittura, ne hanno fatto una serie teatrale, talmente è un successo. E noi ci siamo, grazie a Dio, trovati benissimo con Iva Zanichi, Barbara Boucher e io, i ragazzi, Nicola Paduano e Giovanni Di Leonardo. E siamo una famiglia, ci divertiamo, siamo tre pazze, non nella vita, ma in scena, facciamo ognuno il ruolo di una tipica donna, non italiana o francese o americana, una donna universale, perché questo problema delle donne single oggi, che non è un problema, è veramente universale. Una volta coinvolte Iva Zanichi e Barbara Boucher, si è trattato di giocare insieme e fare squadra per divertirsi e divertire il pubblico, con una storia accattivante, capace di toccare con leggerezza temi come la solitudine, l'omosessualità, la fatica di essere donne non più giovanissime. E qui in Italia, come sapete, la Corinne l'ha comprato i diritti e l'ha portata qua. Originalmente non doveva esserci io, perché la signora Spac ha dato il forfè. Però mi ha fatto un grande piacere e abbiamo formato questa compagnia che è vincente che tutti i teatri d'Italia esauriti, quindi da un anno e mezzo che siamo in giro e ci divertiamo tra di noi, un mondo. Ne parli da donna manager? Sì, io sono la donna manager. All'inizio aveva detto, ma sai, io sono abituata a fare le commedie, e qui non faccio ridere, non era tanto sicuro di voler farlo, ma poi parlando con me stesso ho detto, ma Barbara fai l'attrice, quindi che vuol dire questo che non la vuoi fare? È un altro ruolo, basta. E invece sono contentissima, insomma sono quelle che cerca di tenere a bada le due pazze. E poi c'è questo rapporto di amicizia che si è instaurato con Iva Zanichi e con Corinne Clery. Arrivavamo già amiche dagli anni 70, diciamo, e Iva è una nuova amica che si è aggiunta. Tre icone del mondo dello spettacolo, quindi riunite a teatro per una commedia davvero brillante. Una commedia divertente. Divertente che parla però dei problemi sociali, queste donne che chi per un verso, chi per l'altro si è ritrovato da sola, no? E anche mettendo il dito nella piaga, per esempio io sono una poveretta che non molla mai e pensa che siano tutti pazzi di lei e invece sta sempre da sola come un cane, capito? E ci sono tante donne che fanno un po' così finta di niente e non si arrendono. Non dico che uno si debba arrendere, io non mi arrenderò neanche a 80 anni, però io almeno la butto sull'ironia, no? E Barbara racconterà poi lei, fa una donna manager, poi racconterà il suo ruolo, e Iva, la donna classica che tutta la vita si è dedicata al marito e viene abbandonata per una giovane e orrore più magra. Allora la disperazione, e invece poi dopo la disperazione arriva il sole, peggio di così non può succedere, quindi poi scopre tutto un mondo, tutte le amiche, noi tre viviamo insieme e succedono delle cose tenere, buffe, vere, siamo molto ben in sintonia, quindi esce proprio fuori la vera donna, oltre che l'attrice. E poi abbiamo i due ragazzi che parlano dell'omosessualità, sempre con grande eleganza, con un modo normale di parlare di quello che succede tutti i giorni, da tutte le famiglie, dappertutto. È inutile che uno si mette queste fette di prosciutto. E poi che cosa c'è di male? Se fa parte di una novità, di una nuova società, perché andare a far finta e non parlarne è molto peggio. Quindi noi lo trattiamo nella pièce, come è trattato dall'autore Jean-Marie Chevret, con una normalità totale, come facciamo noi francesi da sempre. Io mi ricordo piccola, mia madre invitava tutti i giovedì pomeriggio un signore del teatro, omosessuale, ci diceva, vabbè, lui ha dei gusti diversi, ma non vi preoccupate, è una persona carina, io lo amo, è colto, è stupendo, è come uno zio. Nessuno
Allora, siamo nel 2016, si deve parlare della condizione delle donne che da una parte hanno preso troppo piede e si ritrovano a fare il maschio. E allora succede che stanno sole, che qualche tempo fa la solitudine poteva essere un dramma, oggi è tutto in funzione dei single, quindi se ne parla. È uguale omosessualità e quindi ci divertiamo un mondo. Non so se ci divertiamo più in scena o dietro le scene, dietro le quinte. È molto carino. Io sono molto felice perché è un mio bambino, che grazie a Tania, la nostra produttrice, abbiamo montato su come proprio un treno. Siamo partite convinte, assolutamente pazze di gioia di lavorare tutte insieme. E quindi io sono doppiamente premiata. Una commedia divertente in cui le tre protagoniste autoironiche molto affiatate sul palco sanno costruire scene esilaranti e allo stesso tempo offrire spunti di riflessioni sulla solitudine, sulla mezza età, sull'amicizia e sull'omosessualità usando due ingredienti fondamentali, ovvero intelligenza ed umorismo. E ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buona serata.